salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like e condividete il video con i vostri amici. Oggi faremo un esperimento dove vi mostro tre metodi per realizzare il tè e valuteremo il metodo migliore, praticamente i pro e i contro, su come preparare il tè, di cui come preparare il tè con la moca. Quindi vi farò vedere durante il video come si prepara il tè con la moca. Nel frattempo che vado a cambiarmi, vi lascio a voi la visione dell'esperimento. Vi dico solo che come sistema di misurazione ho utilizzato questo bicchiere di carta, che sono circa 200 cc, e utilizzerò questa misura per tutti e tre i metodi. Buona visione! A questo punto facciamo le nostre considerazioni. Partendo dal metodo classico, quella infusione in cui vado ad abbollire l'acqua e poi immergere il filtro, questo in ordine di temperatura posso dire che il preparato non è molto caldo. Per quanto riguarda i tempi, abbiamo dei tempi molto lunghi. E per quanto riguarda i costi, è il metodo più economico. Invece il secondo metodo, Clou, tu confermi? Il secondo metodo è quello utilizzato per fare il decotto. Non è l'ideale per quando si usano i filtri. Il decotto si usa maggiormente per le radici, però in campagna si usa molto quando si prepara il decotto di mela con il finocchio e la camomilla per i mal di pancia. E posso dire che in ordine di tempo questo qui è il metodo più veloce. Per quanto riguarda invece la temperatura, si può dire che è molto più caldo rispetto al metodo tradizionale. E per quanto riguarda i costi, altrettanto siamo ai costi abbastanza bassi, perché si prepara in modo molto veloce. Lei vuole stare al centro dell'attenzione oggi? Ok, passiamo al metodo della moca. Questo metodo qui ultimamente si sta portando parecchio in uso, si sta usando parecchio, e diciamo che in ordine di temperatura del prodotto finale posso dire che è caldissimo. Infatti è l'ideale per chi piace sosseggiare il tè e perdere tempo davanti a una telenovela o un film, non dà rimorsi. Invece per quanto riguarda i tempi, gli devo dare 2 stelle. Il motivo è perché ci impiega circa 5 minuti per fare l'ebollizione, per far salire l'acqua. Invece per i costi, questo qui è un metodo un po' costoso rispetto ai due metodi precedenti, perché consuma comunque più gas. Però devo dire che il terzo metodo è anche il metodo più comodo e più pratico quando si ha poco tempo a disposizione per stare lì a fare questa preparazione. Invece per me, che quando sto al lavoro non ho la possibilità di mettermi lì e prepararmi il tè, butto tutto nella moca, i miei colleghi lo usano per il caffè, io pulisco e faccio il tè. Adesso vi faccio vedere come preparare il tè, per chi interessa, con la moca. Non si usa il sistema tradizionale del caffè e vi faccio vedere perché.
Adesso vi mostro come caricare la macchinetta per fare il tè con la moka. Quindi dobbiamo riempire la tazza fino al raggiungimento dell'orlo, ecco qua. Normalmente con il caffè dovremmo stare all'altezza della, adesso ve lo giro, dovremmo stare all'altezza della valvola, invece in questo caso dobbiamo riempire fino al raggiungimento dell'orlo interno per avere questo effetto qui. Praticamente dell'acqua deve essere presente un po' anche dentro. Ho un po' esagerato, troppo. La presenza dell'acqua deve essere appena un pelo. Quindi prendiamo la nostra bustina di tè, di cui andiamo a togliere il filo e andiamo a introdurre solo il filtro, così, e poi chiudiamo e stringiamo ed è pronta. 2 minuti è pronta per fare il tè. A posto, come avete visto non è molto difficile prepararlo con la moka, anzi è molto veloce, è pratico. E a questo punto vi lasciamo tutti e due, io e lei, un saluto e vi raccomando un like e iscrivetevi al canale. Un salutone da Chloe. Ciao!